voglio sottolineare come questo evento mostri con chiarezza l'attenzione che viene posta al problema del gioco da parte di entrambi i rami del Parlamento. Qualche mese fa, mentre mi trovavo in una delle sale d'imbarco di Fiumicino, su un grande schermo è comparsa un'immagine che ha captato la mia attenzione. Un'immagine semplice, una scritta a caratteri cubitali: complimenti, fino a oggi avete vinto. E seguivo una cifra talmente lunga che non riuscivo a comprenderne la portata. Scorreva veloce, i numeri scorrevano veloce e davano l'impressione che mentre ci si soffermava a leggere, quella cifra continuasse a crescere, un po' come accade con Telethon. Un'immagine rassicurante, familiare, ma non è una raccolta di beneficenza, perché arrivava subito dopo la spiegazione. Quel numero indecifrabile era la somma che fino a quel giorno era stata vinta grazie a uno dei tanti giochi istantanei che da qualche anno hanno mutato l'aspetto del nostro paese. Un'immagine semplice che dava un messaggio chiaro. Amici, la vittoria è un gioco da ragazzi, perché volete perdere l'occasione per collocarvi in quel numero così grande? C'è spazio per tutti. In realtà questo è un messaggio molto importante, molto forte, davanti a cui siamo tutti recettivi, perché tutti viviamo questo momento di crisi economica, tutti stringiamo la cinghia, tutti sentiamo le difficoltà di dover lavorare di più, di non trovare il modo di lavorare di più, di dover fare i conti pazientemente con le ristrettezze del bilancio. In realtà la vita non è lavoro, la vita è azzardo, e sei un fesso se non giochi la tua vita come un azzardo. Il gioco sta diventando il nuovo miracolo, vorrei dire laico, secolare e soprattutto commerciale. Tenta il miracolo, e guardate, tenta il miracolo, ed è il messaggio: la vita è un azzardo fortunato, mentre invece il messaggio che noi stiamo dando tutti in questo periodo: la vita è lavoro, la vita è costruzione, lo diamo a noi stessi, lo diamo alle giovani generazioni. E allora questo messaggio viene veicolato da una pubblicità che si è raffinata, che ha trovato nuove forme di spettacolarizzazione, che oggi chiama in causa anche volti noti dello schermo, volti che sono divenuti per le nostre famiglie dei compagni abituali televisivi, che sono delle garanzie. La pubblicità è divenuta a volte convincente, a volte aggressiva, per allargare la platea degli utenti. In fondo è un gioco da ragazzi, si può prendere, si può lasciare, si può vincere e soprattutto si può smettere quando vuoi, cioè non crea dipendenze. Il messaggio rassicurante vuole rassicurarci sul fatto che il gioco non crea dipendenza. E poi, perché non giocare? Certamente, il professor Buttiglione lo accennava, credo che voi lo direte, il gioco c'è sempre stato, è stato il passatempo anche per le civiltà più antiche. Il gioco è una dimensione fondamentale della crescita del bambino. Il nostro non è moralismo, ma la nostra riflessione è su una patologia, su una vera e propria patologia. Etienne Maric, presidente della Commissione parlamentare dei giochi d'azzardo di Bruxelles, per far comprendere quello che lui chiama gioco responsabile, per evitare mistificazioni, ha chiarito: vi sono diversi attori sulla scena del gioco. Ciascuno deve svolgere solamente il proprio specifico mandato, a ciascuno la sua parte, senza invasioni di campo. C'è l'industria del gioco, che ha come obiettivo prioritario la diffusione dei giochi e aumentare il fatturato.
C'è lo Stato che, tra l'altro, secondo le parole di Maric, ha l'onere di garantire la trasparenza sulle politiche relative al gioco e la responsabilità di tutelare i cittadini attraverso l'emanazione di leggi congrue con questa finalità. Ovviamente, sempre secondo il presidente Maric, ci sono poi le strutture sanitarie che devono necessariamente dotarsi di servizi di prevenzione e cure idonei, laddove il gioco da episodico diventa una vera e propria dipendenza. Io vorrei dire che sono rimasto impressionato del problema e quando ho cominciato ad accennarlo pubblicamente, ho ricevuto una serie di messaggi, di email che mi hanno molto, molto colpito, perché questi messaggi raccontano storie di famiglie rovinate, storie di rapporti tra moglie e marito che saltano, storie di personalità che cambiano. Qui non è il problema del gioco, è il problema della ludopatia che va affrontata con massima decisione. La ludopatia è l'opposto del gioco. Il gioco, per suo statuto, ha una valenza sociale che si coniuga a altri aspetti, alla gratuità, alla libertà, allo svago, alla convivialità. Oggi molti aspetti del gioco esaltano la solitudine del giocatore e nemmeno la relazionalità del gioco. La ludopatia, oltre a caratterizzarsi per l'elemento della compulsività, richiamo irrefrenabile a ripetere il gesto, non ha alcuna valenza sociale, amicale. La ludopatia, se il gioco connette, inserisce in una rete di amicizia, la ludopatia isola, lo ripeto, quando noi diciamo rovina le famiglie. E Rocco Buttiglione, da quell'uomo colto che è, ricordava i romanzi ottocenteschi sul gioco, la figura del giocatore, ma erano figure, diciamo così, tipiche di una certa società. Oggi non sono figure, ma è una massa. Allora, lei ha fatto una richiesta specifica, insomma, inserire nel decreto interdirigenziale una limitazione alla pubblicità sul gioco. Ecco, che cosa significa in termini concreti? Quali saranno i punti fondamentali? Guardi, io credo che, siccome è una proposta, non ne voglio dare immediatamente i dettagli perché ha un itinerario all'interno delle istituzioni. Però qual è il motivo di fondo di questa proposta? È il messaggio. Cioè, chi gioca deve essere consapevole che gioca. Non che vince, questa è la differenza. Sta giocando, non sta vincendo, cioè non c'è quella sicurezza di vittoria facile che viene trasmessa dalla pubblicità. Noi ci troviamo in un momento in cui siamo tutti tanto, tanto vulnerabili. Un momento di crisi economica per i giovani, per quelli che perdono il lavoro, per gli anziani con una bassa pensione. E allora il gioco, il messaggio rassicurante, pesca in quella fragilità profonda che c'è in ciascuno di noi. Questo non può essere sfruttato e di questo non ci si può approfittare. Grazie. Io credo che noi dobbiamo riaffermare che giocare è giocare e giocare non è vincere, cioè non c'è questo meccanismo immediato, perché viviamo in un momento di difficoltà particolare, un momento di crisi in cui proprio ognuno di noi è più fragile, lo sono gli anziani con la loro modesta pensione, lo sono i giovani, lo sono quelli che non trovano lavoro. E allora la vita è un azzardo, ma l'azzardo è una cosa facile, è facile vincere. Questo è il messaggio che viene trasmesso. E noi invece dobbiamo dire che la vita è lavoro e che il gioco è gioco e che le possibilità di vincere al gioco sono una su 100.000, una su 10.000, quelle che sono. In questo senso chi gioca non deve essere attratto e non bisogna giocare sulle sue fragilità, ma deve essere responsabile. Il gioco deve essere responsabile. Questo è il punto fondamentale.